it yourself, incoraggiavano gli slogan punk. E Giacomo Verde ha realizzato la sua piccola follia, si è fatto la sua televisione. Basta con i telegiornali, gli spot e i varietà. Nelle sue mani il nostro caro elettrodomestico si è trasformato da passivo riproduttore dell'esterno a mezzo espressivo di se stesso. La televisione può dunque raccontarci cose davvero mai viste, come Riimmagini d'Eco, il teleracconto che Giacomo Verde ha presentato a Marghera nel teatrino di Via Pasini e che tra qualche giorno sarà riproposto a Venezia nell'ambito del Carnevale. Nato e cresciuto davanti alla TV, ma ispirato dagli astrattisti dei primi del secolo, Giacomo Verde è l'inventore di una televisione povera e poetica, realizzata per così dire in diretta davanti al pubblico, senza trucchi di nessun tipo. Prima di dare il via allo spettacolo, l'artista, che è trevigiano di adozione, spiega i procedimenti tecnici che lo rendono possibile. L'obiettivo inquadra un piccolo televisore a cristalli liquidi che ritrasmette lo stesso segnale della telecamera. Tra questi due oggetti, le dita di Giacomo Verde si muovono sapientemente e nascono così ipnotici universi di fantasie luminose. Nel teleracconto Riimmagini d'Eco, le forme sullo schermo sono accompagnate da musica, il che a volte risulta forse superfluo o discutibile dal punto di vista dell'associazione suono-immagine. Ma è proprio su questo punto che si sta evolvendo la ricerca del giovane artista. L'idea che mi interessa fare è provare a togliere la musica, in un certo senso, a fare un qualche cosa di più sola immagine, e dove non so bene dove la qualità e la comunicazione dell'immagine sia ancora più forte, più cruda, non so quale altro termine usare, adesso viene crudo.